Il sottosegretario della Giunta regionale abruzzese con delega a lavori pubblici e infrastrutture Umberto D'Annunti si è ufficializzato con una conferenza stampa nel suo comune Corropoli, dove è stato sindaco per 2 mandati, il suo passaggio da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Una conferenza stampa per annunciare una scelta che è stata meditata, è stata ponderata, una scelta sofferta, ma anche una scelta necessaria. Scelta necessaria per continuare a rappresentare, così come ho sempre fatto, il territorio, cercando di dare le giuste esigenze, le giuste risposte alle esigenze dei cittadini. È chiaro che il partito di Forza Italia in questi ultimi 2 anni ha penalizzato il territorio, soprattutto per alcune scelte, e quindi non ha dato le risposte che coloro che mi hanno sostenuto e coloro che hanno sostenuto il partito ritenevano. A questo poi si aggiunge anche la scelta di entrare in un governo con partiti che non sono lontani dalla nostra identità, dalla nostra cultura e dai nostri valori. La sua scelta di fare qui a Corropoli, la sua città, questo importante annuncio? Ma questa, la scelta è stata dettata dal fatto che sono stato sindaco in questa città per 10 anni, insieme a me questa città è cresciuta e è cresciuto tutto il territorio. Infatti oggi con me ci saranno quelle persone che hanno condiviso questo percorso. Infatti questa non è la scelta del sottosegretario D'Annunzio, ma è la scelta di un gruppo di persone che vogliono continuare a impegnarsi a far politica, vogliono avere gli strumenti per farla, ma soprattutto vogliono che il nostro territorio non venga penalizzato per indirizzi del partito. Cosa cambia dal punto di vista adesso operativo? Per me non cambia nulla, poi è chiaro che adesso si inizia la dialettica, capisco quali sono le problematiche, però io continuerò a lavorare da lunedì così come ho fatto fino ad oggi, tenendo conto che sto esercitando le deleghe, alcune deleghe del Presidente Marsilio, e che quindi penso che continuerò a esercitare.